va tutta accettata, oppure tutta rifiutata. Questo è il laccio alla gola. Il conflitto è aperto. Sopravvivere o vivere. I ricordi interrotti ritornano. Per anni e anni ho avuto l'incubo di dover andare militare. Non volevo andarci. Mi sognavo in divisa, caricato di zaino pesantissimo sulle spalle. Ma preso da un'angoscia straziata non mi muovevo, soffrivo come se fossi torturato. Come se la tortura dovesse durare in eterno e il tempo perduto. Più nulla dipendeva da me e la mia volontà stracciata. Quante volte ho fatto questo sogno? A Parigi una notte mi svegliai contorto sul pavimento. I ricordi. Arrivo alla stazione d'ora. Non vedo nessuno, scendo. Non sono pratico di questi luoghi, mi trovo in una piazza in attesa. Tedeschi in bivacco. In mezzo alla piazza un lunghissimo cannone puntato su Torino. Passano prigionieri italiani, sono giovanissimi. I nazisti hanno i fucili spianati. L'ho sentita presente in me, l'ho vista negli altri. Ho capito che si muore. Un occhio folle e l'altro lucido, va bene, ma non li ho sempre avuti. Non so. Non avrei potuto scrivere se non fosse stato così, avrei soltanto con la tecnica imitato libri da altri, mi sarei mistificato nella frase sofista che sviscerata a fondo si vede, non significa nulla. L'uomo è stanco di dover morire. Neppure la scienza. Non dominate la macchina, non la sapete portare in tutti i continenti con armonica evoluzione. Dichiarate di avere sino ad oggi fallito. Volere dimostrare l'immortalità o la divinità è puerile, non si dimostra nulla. Cantiamo, fratelli, una nostra canzone all'aurora che nasce e muore. Non si dimostra nulla, non si è mai dimostrato nulla. Ho frequentato tutte le università, letto tutti i libri. Non si dimostra nulla, Dio è talmente lontano che nessuno lo conosce. E non è in me perché io muoio, perché noi possiamo realmente conoscere che moriamo. Non posso farci nulla.